In occasione della giornata mondiale del rifugiato e del migrante, credo che sia bello poter ringraziare tante persone che in questi anni e soprattutto in questi ultimi mesi si stanno adoperando in diverse parti d'Italia, ma anche qui a Roma, per accogliere e prendersi cura di queste persone, questi nostri fratelli e sorelle che stanno arrivando da diverse parti del mondo. Il fenomeno dell'immigrazione è un fenomeno complesso e articolato, non è di oggi, è un fenomeno che dura da secoli. Potremmo dire che pure la storia della salvezza ce ne parla, perché Abramo stesso è stato un migrante, il popolo di Israele è stato un migrante, Maria e Giuseppe sono stati dei migranti. Se io penso anche alla mia personale storia, anch'io sono figlio di migranti che dall'Italia, nell'immediato secondo dopoguerra, sono andati in Venezuela per cercare lavoro. E adesso è veramente impressionante vedere come tante persone che si sono mosse dall'Italia verso quei territori, che erano l'America del Nord, l'America del Sud, adesso vivono nella posizione dell'accoglienza, quell'accoglienza che loro hanno ricevuto tanti anni fa. I migranti di oggi non lo fanno per una libera scelta. Questi vengono in Italia, ma anche in tutta Europa, in altre parti del mondo. Sappiamo, tante parti del mondo stanno accogliendo dei migranti. Lo fanno perché devono affrontare problemi di disastri ambientali, carestie, siccità, terremoti, lo stiamo vedendo in questi giorni. Devono affrontare conflitti, devono affrontare situazioni di persecuzione etniche e politiche. Che cosa fare per loro? Io credo ci siano due fronti contemporaneamente, che devono viaggiare insieme, come quando camminiamo, sono due gambe che camminano e una alterna l'altra in continuazione. La prima è quella di aiutare realmente i governi e le istituzioni locali e internazionali ad attivare processi per risolvere i problemi ambientali, per i problemi della povertà, della sanità e insieme anche per affrontare le cause, quindi la formazione, le infrastrutture, tutto ciò che può aiutare queste persone a iniziare uno sviluppo localmente. Dall'altra parte, qui localmente, che cosa possiamo fare noi? Da una parte coinvolgere le istituzioni locali e il volontariato per dare il necessario per vivere a queste persone. Prima di tutto l'alloggio. Poi alimentazione, sanità e poi la formazione. Dare cultura a queste persone, dare la possibilità di formarsi, dare la possibilità di apprendere lingue per poter poi utilizzare tutti questi strumenti culturali per svilupparsi, per crescere e anche per tornare nelle loro nazioni e collaborare con le istituzioni locali per migliorare le loro condizioni. Allora, con questo messaggio vorrei proprio incoraggiare il bene che già si fa in questa direzione a continuare, perché ci vorranno decenni, ma la strada è questa, è quella che il Vangelo stesso ci invita a percorrere.